Siccome questo, una delle più belle cose che sono state scritte sull'Ottocento, appunto, che assomiglia tanto a questo 2000, sono state scritte da Baudelaire nei suoi diari, Non quero mise a nulla, non vuole messo a nulla, che finisce proprio con due parole che lui ha cancellato lasciandole. Cioè una parola diceva tristesse, e c'è un segmento sopra, anche nell'edizione, diciamo, della Pleiade, viene mantenuta la parola, anche se si vede questa lineetta, e sotto c'è scritto colere. Non sapeva se il sentimento dominante della fase fosse la tristezza o la collera. Invece, e io siccome intanto ho pensato a questa cosa, ho pure prodotto, vedrei un po', che in questo mio verso sull'Italia, su questa poesia, che è un po' lunghetta, una pagina, quindi vi ho detto all'inizio, a un certo punto c'è una strofa che dice: tristezza e collera, doppio che si specchia, quando dentro di te senti il dare. Mai popolo, mai patria, sottomondo. E poi va avanti, cioè, come dire, il sentimento di vivere in Italia è così importante, anche perché, ecco, un altro verso dice, genio di pochi e stoltezza di fondo. Gran circo dei furbi e delle golatra. Questo genio di pochi e stoltezza di fondo, anche sto fatto che questo paese passa per essere appunto un paese dell'invenzione, della creatività, però io mi chiedo se fosse ancora quell'analisi fatta sugli italiani che sono ancora da fare, no? L'analisi appunto di quella terza parte della resistenza, insomma, no? Di giustizia e libertà. Quel discorso lì secondo me è ancora molto valido, perché noi ci dobbiamo chiedere, come ci se era chiedere, io più che altro ascoltavo, poi cercavo di intervenire, nel periodo appunto in cui Furio Colombo appunto ha diretto l'unità, cioè negli anni cruciali diretto dal 2001 al 2006, del perché poi questa omologazione antropologica prodotta da questo appunto, da quello che Pasolini appunto ha chiamato appunto lui, omologazione antropologica, genocidio culturale, però perché poi sia stata accettata dai cittadini, perché poi i cittadini si siano fatti, cioè, a me sembra che ci sia una stoltezza di fondo in questo paese, io per quanto poi parlando con le singole persone a volte tu di loro dici no, però le persone sono normali, si ragionano. Però poi non capisco perché nei grandi numeri, nelle elezioni, quando poi si è visto che cosa si è prodotto, no? In questi 15 anni, togliamo gli ultimi 5, perché ancora una volta questo potere è riuscito? Allora sì, c'è la grande potenza di fuoco del consenso organizzato attraverso le televisioni, attraverso i media. Tra l'altro, a proposito di Baudelaire, vorrei ricordarvi cosa che avevamo scritto anche nell'introduzione dei scritti corsari, che in un'altra di queste paginette micidiali, che Baudelaire se la prende a morte con Napoleone III, è un po' il nostro Berlusconi. Cioè, voglio dire, quella stupidità, no? Del bonapartismo, di quello che è stato. E dice a un certo punto, no? Che soltanto, no? Doveva spiegare come attraverso, no, il controllo della stampa nazionale e del telegrafo, metteteci la televisione a posto del telegrafo, si possa ottenere a raggiungere il dominio di una nazione. E poi dice: guardate che voi non dovete pensare che la gloria si fondi sulla virtù, guardate che oggi la gloria si fonda sul vizio, Berlusconi è la gloria del vizio. Cioè, voglio dire, tutto questo che è stato vissuto nell'Ottocento a livello culturale oggi ritorna. Perché ritorna? Perché c'è una sottocultura in Italia. Fondamentalmente quello che sta dicendo Colombo a noi è che il Parlamento è inutile, perché il Parlamento è una struttura sottoculturale. Grazie alla Lega e grazie a tutte le forze nuove che sono entrate. Cioè, il Parlamento non è più una struttura culturale del paese. E quello di cui parlava Pasolini quando diceva che dell'omologazione che attocca non solo il popolo, ma le classi dirigenti, dominanti. Cioè l'omologazione ha fatto in modo che delle istituzioni che una volta erano cultura sono diventate sottocultura. E allora infatti non conta più niente la cultura,
la cultura vera, poter dire la poesia, l'arte, perché poi in realtà al posto di questo ci sono stati succedani della cultura, succedani della poesia, succedani dell'arte. Tanto vero che voi in televisione il poeta non lo vedete mai, manco morto forse, no? Può darsi che è morto, ecco, è morto Zanzotto, lo ricordiamo, no? Però ecco, solo quello. Mentre invece vedete cantanti di continuo, cantautori, cioè i cantautori hanno sostituito la poesia in Italia. No, io li amo poi per alcuni, Claudio Lollo, Puccini, che vi devo dire, qualcun altro. Però voglio dire, tutta questa idea che era l'ideologia lanciata dalla Fernanda Pivano, che i cantautori fossero i veri poeti, e che poi ha prodotto nei fatti, anche nei giornali, nei magazine, in tutto, il fatto che la poesia è sparita. Adesso uno dice, tu prima ci vieni a parlare da quella della poesia per una piccola cosa, però secondo me non è neanche una piccola cosa. Perché se una volta era possibile leggere anche sui grandi quotidiani, non so, appunto, lo stesso Zanzotto, o Montale, o Pasolini, tanto vero, cioè altri. Oggi può darsi che è vero che noi non siamo a quelle altezze, non ci sono più i poeti grandi di una volta, perché è tutto rimpicciolito. E d'altra parte, con un'Italia così, con una politica così, perché la cultura dovrebbe essere alta? E più? Cioè, secondo me noi dobbiamo farci un po' l'esame di coscienza tutti e fare in modo, forse, come io vorrei riprendere quella tua postazione, che è molto bella, così non è piaggeria, ma proprio mi ha dato un brivido, cioè quando tu dici alla fine che bisogna usare quella parola che è appunto che tu usi, diciamo di tagliare con una fase, no? La parola che usi è discontinuità, no? La discontinuità che deve cambiare la fase. Ecco, dobbiamo forse tornare appunto a una fase in cui magari anche ai giornali, alle cose di approfondimento, qualche volta, manco per caso, un poeta, anche se non è morto, lo possono invitare, oltre che un politico come te, non sempre la Bibbia o quegli altri soliti, tre o quattro. Poi per quello, non so, per chiudere, diciamo, questa domanda, io penso anche che bisogna leggere, visto che siamo in una libreria, e bisogna sentire importante un momento come questo, no? Non solo perché ci si rivede per vite appunto tanto diverse, tanto più grande la tua, tanto più piccola la mia, insomma sulla mia costa io questo faccio, io resisto, cammino. Io non so, sentivo Zanzotto l'altra sera che diceva che anche dal punto di vista psichico, no? Lui si rigenerava quando andava nelle colline del Montello e ripasseggiava e sentiva. Ecco, io cammino alla baia Flaminia, che è lì dai millenni, che era la baia in cui Pesaro è naufragata nel 31 avanti Cristo, perché Pesaro è sparita in una voragine nel barba Plutarco. Sto studiando queste cose, cioè vedo un po' come poeticamente noi ragioniamo sui tempi di Berlusconi che fanno quasi ridere, perché a un certo punto io ieri mi sono sentito di dire ad Anna, per me è già accaduto, non me ne voglio proprio occupare, cioè ho ormai una rabbia così forte dentro che, come per dire, per me non c'è più, cioè se cominciassimo tutti a dire non c'è, e forse lo faremmo sparire come il bambino, no, che dice il re è nudo, perché ci occupiamo di altro, non ne contiamo più in Italia, non ne contiamo più di Berlusconi, di loro, di queste fatti. Cioè il problema è leggiamo e troviamo nella lettura anche dei classici, io ho citato Baudelaire che è importantissimo, perché la fase che viene, come dice il mio maestro Roberto Roversi, che non vuole essere chiamato maestro perché lui dice io sono coetaneo, anziano di lavorare, cioè perché lui è così, c'ha 88 anni ma ancora un compagno, un ragazzo, cioè non ha nessuna presunzione, e quello vorrei arrivare a quell'età così, no? Come Furio, cioè una persona che ti arriva davanti e te è quello che è, dice quello che pensa e dice pure no. Quindi io credo ancora in una cosa, credo che la cultura e soprattutto la sua base, cioè la poesia, che è la base di tutta la cultura, cioè che la poesia sia una rabbia che può dare veramente una spinta definitiva al regime. Cioè io l'unica cosa che credo ancora è che nella poesia, nella cultura c'è una tigna, una rabbia, anche una chiarezza della fase. Perché se noi viviamo i corsi storici, vichiani,
Se noi andiamo a vedere la miseria dell'Ottocento francese, no? Del secondo Ottocento, la paragoniamo all'Italia di oggi, al bonapartismo, noi vediamo che la storia si ripete e vediamo che invece dei grandi giornali del telegrafo ci sono i grandi giornali e c'è la televisione. Vediamo che la fase è cambiata, però alla fine vediamo anche che quegli artigi, i dittatori, sono dei camerieri del popolo, li chiama così, dei domestici del popolo, niente di più, un fottuto ruolo del resto. No? Se diciamo, la gloria è il risultato dell'adeguamento di una testa tale alla stupidità nazionale, allora dobbiamo rifare i conti non con la stupidità di Berlusconi, ma con la stupidità nazionale a cui lui si è adeguato. Questo è il problema: mettere al posto la stupidità la politica. Grazie.